Yeah.
Thank you.
Siamo al terzo set di una partita molto combattuta. Non si sente, siamo al terzo set. Le ragazze non dimostrano debolezze, ma vediamo resistenza dall'altra squadra. Benvenuti al terzo set qui al Palaferrante. Non si sente. Il Trani, perché? Al Palaferrante di Trani, terzo set tra Adriatica Volley Trani e Vico del Gargano. Parte lo starting six con al palleggio Federica Oliva, primo lato Alessia Carbone, secondo lato Melissa, no, Commegna, Commegna, opposto Marica Petrignani, il capitano. Al centro abbiamo in campo attualmente Francesca Uomo, è libero con numero 36 del Vico, al servizio al palleggiatore del Vico. Non è il palleggiatore, non è il palleggiatore, no, vabbè, sembrava, vabbè. Primo servizio corto, riceve, ci stanno dando filo da qua. Carbone, alza il palleggiatore, ributta di là il palleggio, vediamo come girarsi del solito. Palleggio corto preso da Petrignani con tranquillità, arriva l'alzata per il posto 4, che attacca, difesa e non la toccano, però è punto per la Adriatica Trani, 1-0, 2 set. Benvenuti ragazzi per questa partita vincentissima. Allora diciamo che non, no, è, molto, non è molto calda, però come è partita? Mi dica. Come è andata questa prima azione? Ah no, eri in campo? No. Attacco difeso Auriga. Primo punto in tutta la sua partita. Oh, io la commentato. Ma abbiamo visto un piccolo momento. Esce Francesca Pomo, entra libero. Com'era questo attacco? Non ho guardato le cronache. Ricezione del libero, alzata sempre in posto 4, Alessia non la riesce a tenere, la tira di rete, 2-1 per la squadra. Su ragazze, fateci sognare qui al Palaferrante di Trani. Sì, infatti, perché se la mia anche sugli spazi sono in modo. Ricezione è storta, Carbone alza per il posto 6, la ributta di là facile, vediamo come gestire il Vico. Palla in 4, attacco in rete e poi la prende Petrignani, arriva l'alzata per il 4 ancora, linea di Carbone! Ma io sul palo sono andata a sbattere. Ecco al servizio Federica Oliva, applausi per lei! Prende il libero, una grande attenzione, palleggio la seconda linea, arriva il libero che l'appoggia tranquillamente, alzata dietro Petrignani, punto, primo attacco per lei. Esatto. Abbiamo la Federica Oliva che è la sorella grande e palleggiatrice, Oliva laterale, la palla posto, tutto attualmente in panchina, tranne libero centrale. Esatto, ma anche le Verzicco sono due. Le Verzicco. Abbiamo due sorelle. Palla fuori per Erminia Di Meo. Numero 46. Alessia perso. Ragazzi, la dire. Occhio, attacco corto. Cade a terra, chiede scusa alle compagne. Si impegnerà per la prossima. Dai, Teddy. Salto, flot, oh, che cazzo ha fatto questa? Oh my god! Oh my god, sono scioccata ragazzi, sono scioccata, c'è un bambino che ha volle, quando meno cagato. Chi fa la placa che la sorpresa di me? A servizio, Carbone, Alessia, 27, arriva lì, brava per il servizio, chi sei là? Che è successo?
è risa, ha detto che stai facendo schifo. Ora veramente il palleggiatore in attacco, in battuta. Mo' fa i piedi. Un destro, tira un destro. Arriva la battuta. La gestisce il palleggiatore, il capitano. La ributta di là. Assolutamente. Con un padre di una potenza assoluta. Fa scivolare via la palla. Ritorna il pallino libero. Com'è stata questa prima giornata di gioco? È scioccata la ragazza, è ancora giovane. Dopo di dare molto a servizio il secondo libero, Erminia. Secondo libero. Battuta, tiene libero. Occhio, palla rotto a Ante. La prende il secondo libero. La tiene Oliva. Rientra il primo libero, esce il secondo, Erminia. Siamo 5 per noi, 6 per il vivo. Dai ragazze, fateci sognare, recuperiamo. Arriva la battuta out della numero 24, del Vigore Gargano. Roberto Tinta, il recupero, ma si scansa. Si scansa. A servizio il capitano Marica Petrignani. Arriva la ragazza capitano della classe. Un po' out, ma la riesce a tenere in campo. Arriva al salto in prima. Lei è Maurizio Colantoni e io sono Andrea Rocchetta. Ancora il capitano. Ancora il capitano. In servizio. Interessante questi corsi. Attenzione! Questo attacco un po' sostenuto, difeso dall'altro lato. Attenzione ancora! Federico Oliva e poi Alessia Carbone, ma non tengono, ragazzi. Tra l'altro, fatto molto interessante il fidanzato, è stato anche il fotografo ufficiale della squadra. È vero, fa delle ottime foto, devo dire, perché tutta quant'altro. Meglio ci arrangiamo, ci componiamo. Out il servizio. Io ho detto. Queste ragazze sono tutte così. Ed eccola al servizio. Scommegna la beniamina dei bambini di Under 15. Sì, lei ha rapito tutti i cuori. Esatto. Era eppure li ha rubati tutti. Ha rubato i lavoratori. Attenzione, Carbone! 5 libero, non la tiene. Valerisa, a me. Dai ragazze, ora. Battuta flottante lunga in posto 5. Attenzione, l'attacco. Uno dei tre attacchi che riesce al Vigore Gargano. Primo punto del numero 21. Esatto, sì. Come saprai anche il gossip del Vigore Gargano, sicuramente. Dai, esce un gossip. È la stessa che prima però è battuta, si è alzata la palla e ha palleggiato. Fuori da una relazione tossica. Sì. Non ho capito. Attenzione. Del zicco, senza esitazione. Arriva l'alzata del posto 4. Girarla Alessia Carbone, ma finisce in rete. Dai raga! Partita un po' stagnante, devo dire, ragazze, non riescono a volare verso la vetta. Le ragazze di Coach Carbone, prime in classifica nel girone A, punti della seconda divisione. 7x3, 21 attualmente. Attenzione, la tocca al muro Oliva. Palleggio di là, ma Petrignani tiene, arriva Oliva al primo tempo per Pomo, che viene murata, ancora la prende, alzata del libero per il palleggiatore, che la ributta in bagger dall'altro lato. Attenzione, vediamo l'attacco in 4 che... Fuori! È brava! Rischiando una rete, dalla contro, non è il palleggiatore.
Cuomo. Batte lunga! Con difficoltà provano a prenderla le ragazze del vico, la ributtano in posto 5, se è sempre Cuomo. Arriva l'alzata in posto 1. La butta in rete. È un po' fredda il capitano. Oggi non ha giocato per cedere spazio alle sue compagne di squadra. Allora, vediamo. Confusione e ricezione. Vediamo. Attenzione. Ah! C'era il conflitto tra Commegna e Verzico Piccola. Petrignani arrivava ma non ha fatto il tempo. Dai ragazze, siamo sotto. Dai raga! Fateci. È un segno. Arriva la vediamo Oliva a servizio tutti insieme. Abbiamo la sorella piccola con out bella numero nata Olivetta. Com'è una cosa che è rimasta esaurita. Ancora lei. I nostri tifosi si sono sprecciati oggi. Sì, oggi è spento il testo di Commegna prova a difendere ma la butta su di probabilmente per darla ai suoi amici. Sono pronti. Vedi l'Italia? Perché sta chiusa? Attenzione, out! Battuta out della ragazza del Vito che prima ha fatto nelle strane a mano. A servizio Carbone. Allora io sono chiamo sorella. Vai Isa! Ma perché Isa, vinco! Isa, vinco! Attenzione, tocco di rete di Erminia che chiede scusa ma l'arbitro concede l'errore. Attenzione, alzata del libero per il centrale della squadra che attacca nel tempo Di Meo continua a fare invasione sulla rete. Probabilmente troppe caramelle con lo zucchero. Troppe caramelle alla frutta. Non sta capendo che chiede il tempo, ma vieni in giro. Hai degli spazi di carbone. L'ha bloccata di nuovo, raga. Raga, non è così. L'ha bloccata l'altra volta. Uccido io. Scommegna. I suoi fan. Si sta seccando la gola. Rotazione. Vediamo Di Meo che deve bere. Troppa siccità per le caramelle, troppo zucchero. Battuta alta, ricevuta da Terry in palleggio, attacca Scommegna, stavolta in campo. Attenzione, vediamo questo attacco, difeso ancora da Terry, Oliva fare un gioco per sorprendere l'avversario, ma la rete ha sorpreso lei. Ragazze, facciamo cose semplici, forza! Dai ragazzi! Attenzione, la prende in palla. Arriva l'attacco di Petrignani. La tocca Di Meo sotto rete, guarda di là. Ancora free ball presa da Carbone. Ora Oliva alza ancora per Petrignani che fa una appoggiata. Che
abbandonare il set, lascio qui la mia compagna a fare delle cronache. Molto fine. Vedi facci della partita di oggi.